Палац. Давай, ребята, стумеру до генюк дердайн раш. 35 anni fa l'Italia con un referendum disse no all'energia nucleare. Non una grande idea, secondo alcuni, visto per un paese povero di risorse energetiche. Oggi che le bollette sono schizzate alle stelle, qualcuno ci vuole riprovare, magari con il nucleare di quarta generazione. Sicuramente, certo è che però i risultati lo vedremo soltanto fra 15-20 anni. Noi purtroppo abbiamo perso un'occasione storica in passato e oggi per l'immediato dobbiamo pensare però ad altre forme di energia. Secondo me è giusto investirci, lavorarci, perché da quello che ci dicono gli scienziati questo tipo di nucleare non ha il problema delle scorie, che invece è il problema per cui l'Italia ha votato ben due referendum contro il nucleare. E visto che dobbiamo andare verso alla CO2 zero, c'è un problema di approvvigionamento di gas, non possiamo usare il carbone, questa è sicuramente una strada da seguire. Il nucleare? Non al telefono. È arrivato il momento del nucleare? No, non serve. Non serve? No. Dai, sono al telefono, per favore, ti prego. Cosa ne pensa del ritorno al nucleare? In Inghilterra i francesi hanno concluso un accordo per il nucleare che prevede la sterilizzazione del prezzo a 123 euro a megawatt. E sapete a quanto costa adesso il gas che è schizzato le stelle oggi mentre parliamo? 90 euro. Quindi Salvini e questa gente vorrebbero farci pagare l'energia molto di più di quella che paghiamo oggi rispetto a quello che sta accadendo con la crisi energetica. Perché stare un passo indietro rispetto agli altri paesi d'Europa? Certo che sì. Anche perché siamo circondati da centrali nucleari. Certamente siamo circondati, quindi è arrivato anche il momento di fare un ragionamento serio sul nucleare. Già oggi il 13% della nostra bolletta è nucleare, quindi siamo già nucleare. Onorevole, lei sarebbe favorevole a un ritorno al nucleare? Ma insomma, in termini teorici la ricerca italiana non si è mai fermata sul nucleare e va avanti. Dopodiché in termini politici gli italiani si sono già espressi e non è scontato ribaltare questa decisione. Lei sarebbe favorevole al ritorno al nucleare? Alessandra, grazie.